Come hai potuto fare una cosa simile? Correre dietro a Florencia quando io sto aspettando un figlio tuo? Delfine, che ci fai qui? Io sono venuto a cercare Franco. Ah, Franco! Ma che combinazione! Qui ci siamo tutti meno Franco! Le bugie non servono, eh! Qualcuno mi può spiegare che succede qua? Che fai qui, Delfina? Io sono venuta a cercare Federico e Florencia. Io invece ho seguito Franco. Io, beh, anche io ho seguito Franco, ero nel bagagliaio. Scusate, ma sono confuso, com'è la cosa? Perché non chiude la bocca? Non si rende conto che abbiamo un problema familiare? Tu, cosa hai detto? Che sei venuta con Franco? Sì, non lo sa che ci conosciamo da tempo? Allora vediamo un attimo. Florencia è venuta con Franco, questo vuol dire che qui c'è stata una riconciliazione. No, sono venuto da solo e Florencia mi ha seguito, basta. L'ho seguito perché volevo parlare con lui, non per fare cose strane come pensa la sua mente malata. Voi volete confondermi? Quello che si sta confondendo sono io. Chiuda quella bocca, lei, sto parlando io. Delfina, per favore, smettila di gridare. Tu dovresti essere a riposo. Sì, è vero, io dovrei stare a riposo. Il fatto è che quando ti ho visto correre dietro a Florencia, io ho un bambino tuo in grembo, Federico. Aspetta un figlio dal signor Fritzenbaden. Se tante volte l'ho detto ai suoi gorilla e loro hanno continuato a trattarmi come se fossi una delinquente. Oh, scusi, signora, signor Fritzenbaden, il fatto è che lei ha aperto le porte di tutte le stanze. Beh, ero così confuso che è chiaro che lei fosse confuso, perché io ero solo una madre disperata che cercava di trovare il padre di suo figlio. È stato un malinteso, mi scusi. Un malinteso che sarà ricompensato anche per questa donna. Oh, sì, certo, consideratevi tutti invitati a passare una giornata nell'hotel. Vado a prenotare le suite, con permesso. Io non ci posso credere, io vengo qui per stare in pace e anche voi volete restare. Perché vuoi restare in pace, Franco? Perché ero stanco, per questo. Qual è il problema? Ah, siete qua, bene. E che facciamo? Andiamo? Restiamo? Noi due ci fermiamo perché abbiamo una stanza gratis. Sì, poi ti prenoto una stanza. Pedro, stai tranquillo. Ora uscite da qui, sì, vorrei riposare. Anche Pedro buon resta. Riposo. Perché non chiamiamo Franco, Greta? Che si fermino con tutti. Te, voglio chiederti scusa. Mi dispiace tanto. Credimi, è la verità. Ma che bell'ambiente! Ah, peccato il disordine, la sporcizia, un vero schifo, eh? Tu sei uno schifo, non puoi ricattarmi con quelle foto! Ah, no? No! Vuoi vedere? Che vuoi? Sentiamo, cos'è che vuoi da me? Che vuoi? Oh, senti, è così bello qui, molte scale, molti cuscini! Oh, ma non c'è nessuno che passi un piumino qui, eh? Alzati di lì, smettila, togliti di lì, finiscila di girare, insomma, cosa vuoi? Vieni dopo 1000 anni e vieni con delle pretese, che cosa vuoi? Vuoi che me ne vada? Pagami! Oh, mia cara, peccato, se è questo quello che vuoi io non ho un soldo, tesoro. No, ma non mi dire, è l'eredità di tuo marito. Ti giuro che non l'ho potuta incassare, è una tragedia. Non mi dire, sul serio, e perché? La stessa cosa mi chiedo anch'io. Perché è ancora bloccata, Malala? Rispondimi, anch'io sono curiosa. Che cosa fa Nilda ancora alzata a quest'ora della notte? Non ha paura dei fantasmi? Ah, me lo immagino, quei colpi in testa sono terribili. E soprattutto se uno viene colpo di sorpresa. Ah, prima colpo e poi sorpresa. Certo. Situazione terribile. Adesso come si sente? È meglio? Ja, meglio io sentire me come nuova. Con la dormita che avere fatto io stare molto meglio. Ah, il video nascosto dietro la schiena. Perché non mi dice niente? Oh, mein Gott. Io nasconder subito film di grande vergogna che lui non deve vedere. Bene, tutto a posto? Ja, poter andare tranquillamente, Antonio. Bene, dato che è tutto in ordine, se vuole la posso aiutare a scendere le scale. Nein, grazie, io scenderò sola. Va bene. Smettila di tossire, tanto dovrai comunque parlare. Sentiamo, puoi rispondere alla domanda? Io non vedo perché dovrei dare spiegazioni su questa cosa a qualcuno. E adesso mi vado a fare un bagno per potermi rinfrescare la gola. Permesso. Come mente bene questa donna, eh? Per me mente malissimo e lei non si mischi. Sa una cosa? Cosa? Io l'avrei aiutata con la sedia a rotelle per le scale. Adesso può andare al diavolo. Ma se ne vada o la denuncio, maleducata. Antonio? Antonio! Sì, vengo, signora. Antonio! Eccomi, che posso fare per lei? Vi prometto che la prossima volta arriverà alla fine. Non vi lamentate.
Certo, certo. E mentre loro si ammazzavano, tu tranquilla, perché la cosa ti faceva piacere, senza battere ciglia, eri lì a guardare. Non gli ho chiesto io di picchiarsi, l'hanno deciso loro. A me non piace che tu mi menta, perché io so con assoluta certezza che tu stavi sfruttando questa situazione, Sofia, è chiaro? Sì, perché mi sembrava romantico. Romantico? Sì. Romantico era che Bata scrivesse qualcosa per me, per il giorno della madre. Ma certo. Ma io ti conosco per quella che sei. Sei uguale a tua madre. Vanitosa, egoista. Ecco come sei. Questo non te lo perdono, Titina. Non potrò mai. E tu cosa? Sentiamo, calmate, hai qualcosa, mamma, da dirmi? Basta, basta! Dimmi smettila! Qualcosa. Smettila di arrabbiarti per tutto, eh? Mi fai sempre fare delle brutte figure, non so perché ti sei intromessa. Ma perché dici, ti sei intromessa? Che dici? Guardati la faccia, gli occhi gonfi di lividi. È un problema mio! È mio il problema, perché sono io che dovrò curarti tutta la notte, portandoti la borsa con il ghiaccio perché tu non soffra. E questo è il problema? Sì! Sai una cosa? Questo lo risolviamo subito. Me ne vado di casa e non ci ritornerò mai più. Neanche tu riesci a dormire? No. Non posso smettere di pensare a tutto quello che è successo oggi. E non posso fare a meno di chiedermi perché tutto va così male. Tutto no, il bambino sta bene. Sì, il bambino sì, ma noi no. Non c'è più noi, Federico. Un amore che fa soffrire così tanto non può essere niente di buono. E hai dimenticato tutto quello che dicevi, che l'amore può essere più forte? Il nostro non ce l'ha fatta. Non lo so, è nato male, sfortunato, con le ali spezzate. Un amore con così poca fortuna non può durare. Sì. Però credo che qualunque cosa accada, noi due non smetteremo mai di sentire questo amore così forte che tanto ha fatto battere il nostro cuore. E a che cosa ci serve? Se tutto è impossibile, tutto difficile, tutto proibito. Lo sai che cosa sognavo io? Che sarei stata la madre del tuo primo figlio. E questo già non sarà possibile. Hai ragione. L'unica cosa che ti chiedo allora è che cerchi di essere felice. Anche tu. Addio, mia Floresienta. Perché ti sei ritirato dal combattimento? Non mi diverte comportarmi come un selvaggio e restare lì. Non mi andava. No, certo, è orribile, ma all'inizio avevi accettato di combattere con Bata. E io voglio sapere se tu stai bene con me. Se tu provi qualcosa per me. Senti, Sofia, io mi trovo bene con te fin dall'inizio. È andato tutto bene, ma come amici, nient'altro. E allora? All'inizio io ti ho fatto il filo perché mi disturbava Bata con quell'aria da fichetto. E così, io ci stavo, però poi è finita lì. Non volevo stare con te. Certo, non volevi stare con bene, me. Bene, Sofia, vado a dormire. Titina ha ragione, io sono una vanitosa e per di più quando non serve. Federico? Ah, Federico, amore mio, eri qua. Per un momento ho avuto paura che... Delfina, per favore.
No, ti voglio chiedere mille scuse perché so che ho fatto una figuraccia e... non so cosa mi è successo. Il fatto è che pensavo che tu stessi con lei e... che il nostro bambino fosse in pericolo. Davvero? Davvero pensavi questo? Tu mi credi capace di fare una cosa del genere? È che non lo so, io mi... lo so che a volte sono un po' aggressiva e che mi faccio riempire la testa da mia madre e non ragiono, non riesco a pensare e ti voglio chiedere scusa per questo, ma non so che mi prende. Non c'è bisogno di chiedere scusa. Non c'è niente da perdonare. Io ho sbagliato e ci sono cose che mi sono sfuggite di mano e non sapevo come gestirle. No, è che a me... Che ti succede? Non so, mi succede che mi dispiace per la separazione, perché io, non so, pensavo che il nostro bambino avrebbe avuto una famiglia felice, che saremmo stati noi tre insieme per sempre e che avremmo avuto una famiglia molto solida. Sarà proprio così, Delfine. Davvero? Sì, noi saremo una famiglia. Ti vuoi sposare con me il 13 agosto? Sì, mi voglio sposare con te il 13 agosto. Federico. Cos'è questa immondizia? Cos'è questo porcile? Sono stufa di vedere tutto sporco in questa casa. Ma signora, faccio quello che posso. Fa sicuramente poco, Antonio. Vada e trovi un rimpiazzo di Amalia immediatamente. No, mi scusi, ma se il signor Federico non mi autorizza, mi scusi, ma è impossibile. Io non aspetterò che quello stupido si degni di tornare. Lo faccia sotto la mia responsabilità. È chiaro? Che carattere. Cos'è questa? Franco, per favore. Puoi sederti e fare colazione a tavola con me, sono ancora tuo fratello, dopo tutto. Volevo dirti che ieri sera mi sono riconciliato definitivamente con Delfina. Che bello. Chiedi lo champagne invece del caffè, così festeggiamo. Perché non risparmi la tua ironia? Te lo sto dicendo perché non mi intrometterò più tra te e Florencia. Potete fare quello che volete. Mille grazie per il permesso. Che succede? Sei stufo di Florencia adesso? No. Voglio dedicare tutta la mia energia alla mia futura moglie e a mio figlio. Anche se non sei felice? Senti, Florencia dice che un amore che fa soffrire troppa gente non è un buon amore, e ha ragione. Quindi evidentemente io devo cercare di essere felice in un altro modo. Senti, Fede, che tu ti sposi o no con Delfina non si calmerà la rabbia che ho dentro. Con te va tutto male. Stai male per Alana? Sì, no. Sto male per Maya, per Alana, per la band, per tutto, Nata. Sono Vieni. Distrutto. Abbracciami, non voglio che tu stia male. Buongiorno, come state? Non sapete cos'è la spa di questo posto? Sono andata a curiosare. Bagno turco, piscina climatizzata, sauna, mega reparto cosmesi, massaggi. Massaggi? Caspita, come avrei bisogno di massaggi rilassanti. Sono totalmente contratta. Ah, maledetta strega, è riuscita a interrompere la riconciliazione. Ah, Flor, ciao, come stai? Come hai dormito? Bene? Non ti ho mancato il letto della tua stanzetta? Ho dormito bene, come se avessi preso un sonnifero. E voi come avete dormito? Bene? Tornate a casa? No, rimaniamo a passare la giornata qua, vero Federico? Mm-hmm. Ah, allora chiedo a Pedro di accompagnarmi. Franco, scusa, non voglio essere indiscreta, però tu cosa fai? Stai con Flor, no? Sì, no? Mm? È meglio che vada a prendermi qualcosa di là. La colazione qui potrebbe finire molto male. Mi bevo il tuo succo? Che gli succede che è così irascibile? È strano, non lo trovi anche tu? Che fai qui? Non dovevi cercare Pedro, sì, tu? Sì, ma mi sono persa. È un sacco che ti sei persa, no? No, Franco, non essere cattivo. Il problema è che ho bisogno di un po' di tempo per orientarmi un'altra volta. Ho bisogno di comprensione. Sì. Beh, speriamo che ti sbrighi, perché c'è molta gente che può soffrire per la tua bussola rotta. Parli di te? No, parlo della povera Delfina che vuole essere felice con la Federico. La povera Delfina? Ma tu pensi che sia una santa? Che vuoi dire? Niente, che è una strega che ha degli intrallazzi che non puoi immaginare, ma non voglio dire altro per non creare altri problemi. Oh!
buttare me questo video, cuoca! Ma perché l'ha buttato? Ma non prova nessun sentimento! Ja, sentimento di vergogna io provare! No, io voglio che lo vediamo insieme! Nein, neanche per sogno quello non vedere insieme mai più! Ma che cosa fate? Se in quel video voi vi siete dichiarati amore, perché non lo ammettete? Ma che carina, molto bene, no, piccola! No, sarò in picciona, piccolina! Io sarò in picciona e piccolina, ma voi due siete due bambinoni più ottusi che grandi! Ficca nasa! E ora ascoltare bene, finché Herr Federica non tornare, io occuparmi della parte di sopra e lei occuparsi della parte di sotto e nessuno entrare in territorio dell'altro. Stata io chiara? Che capricciosa questa tedesca, aveva ragione la piccola. Antonio, buongiorno, si sa qualcosa di Federico? Vuole che sappia io di Federico? Beh, se sapete non qualcosa so di Federico avvisatemi, per favore. Sì, grazie. Lo avviserò, sono tutti pazzi. Ah, beba, noi non ci vediamo mai, io ci vediamo così, pum, tutti i giorni. Siediti, mettiti comoda. Sai una cosa? Sono venuta perché ho bisogno di farti una domanda. Sì. In confidenza, cara. Beh, ma veramente è proprio un segreto quello che sto per dirti, Sai che uso io per questo colore di capelli meraviglioso? Tintura all'enne. Come ti sembro per una pubblicità? Divina, divina, devo dire. Ma sono venuta a domandarti un'altra cosa. Abbassa il dito. Finirò con l'addormentarmi con il dito così. Vorrei sapere se è vero che la mia cara sorellina non ha un soldo. Perché ieri sera sono stata da lei e lei mi ha detto questo. Vuoi la verità, Beba? Dimmi. Tua sorella è un'arrampicatrice sociale. Una vera sanguisuga. Sfrutta Federico. Chi è Federico? Federico Fritzenwalden. È il padrone della villa. Oh. Ah, come? Non lo sapevi? Beh, io sono al corrente di tutte queste cose perché la mia piccolina lavora lì. Ma tu hai una figlia che lavora lì? No, non è mia figlia. Ma la amo tanto che... è come se lo fosse, capisci? Oh, squilla il telefono, scusa. Torno subito da te, così continuiamo con questo argomento interessante. Pronto? Come vanno le cose alla villa? Bene? Guarda che bello, Maya. Devi convincere Federico. Orlando, Miami. La festa dei nostri 15 anni è un viaggio da sogno. Non ho voglia di festeggiare, sai? Voglio compiere 15 anni e andarmene a Londra. Beh, ma io sì che voglio festeggiare da qualche parte. Ma io non voglio andare a Orlando, chiaro? Io capisco che Mattias non voglia stare con me, ma cosa pensa? Non posso dimenticarmi di lui e dei suoi baci. No, ma proprio per questo ce ne andiamo a Orlando, ti dimentichi di lui? Da Orlando a Londra sono poche ore. No, Valentina, basta! Ti ho detto di no, smettila di scocciarmi continuamente. Non gridare così! Certo che grido! Sei diventata più acido di suo fratello, che sai? Che ti prende? Qualche problemino alla villa? Ma sai che è così? Ah, sì? Hanno licenziato la domestica. Oh. E sembra che stiano cercando di trovare una persona che possa... Ti sei incantata, forse? Sì, incantata, perché tu mi dovrai fare un piccolo favore, Titina. C'è qualcuno che risponda al telefono in questa casa? Vado! Ma ora dove sarà il telefono? Lo mettono dovunque. Che schifo, santo cielo! Come si può essere così disordinati? No, non è qui. Lo avranno messo... Ah. Pronto, sì? Qui parla casa Fritzenwalden. Come? Certo! Ah, che bello, che meraviglia per le mie orecchie. Merci, grazie, merci. Chi era Federico? No, la salvezza delle nostre vite. Mi hanno appena detto che arriva una domestica con delle ottime referenze. Ah, finalmente una cosa buona in questa casa. Oh, il campanello. Vado ad aprire, deve essere lei. No, io sono la responsabile, quindi sarò io ad esaminarla. Sì, signora. Andrà bene comunque che sia zoppa, monca. Non me ne porta niente a questo punto. Tu! Fuori! Neanche morta ti assumerò come mia domestica! Perché? Che succede? Ho le zampe sporche e non posso entrare nel tuo palazzo, principessa! Mi scusi, madame, ma la signorina non è quella che ha preso il tè in camera sua con il servizio di Limoges l'altro giorno? Sì, una cosa è un tè,
Un attimo e basta. Ma ad averla tutto il giorno come un tafano addosso a me, a lavorare qui morirei. È sporca, fannullona, trascurata. Lei è come le sette piaghe d'Egitto, tutte messe insieme. Mi perdoni, allora non la possiamo assumere, mademoiselle. Hai sentito? Hai sentito? Non ti possiamo assumere, mademoiselle. Fuori di qui, fuori. Io che volevo un'altra opportunità per dimostrare alla padroncina che ero cambiata. Oh, che tristezza. Un'altra opportunità. Che succede? Perché tutte queste urla? Niente. Stavamo dando il benvenuto alla nostra nuova domestica. Ma non la stavamo cacciando. No, non la stavamo cacciando. Le daremo un'opportunità. Magari qualcosa riesce a fare la cicciona. La strega ha portato la sua spia cicciona per controllarci. Siamo in pericolo. Devo avvertire Thomas e Roberta. Io non ci capisco più niente. Lei non ci capisce più niente? No. E io ci capisco ancora meno. Mi può dire, per piacere, chi le ha raccomandato questa palla di lardo? Ho incontrato Titina e le ho chiesto se conosceva una persona di fiducia. Non ci posso credere. Lei è andata a chiedere a Titina, alla parrucchiera cicciona, sì? E ha chiesto le referenze a lei. Sì? Ma lei è uno stupido, decerebrato, ma si dia una calmatina, signora! Mi rispetti che potrei essere suo padre. Lei me lo ha chiesto e io l'ho fatto portandole una persona. Se non le piace, faccia quello che vuole. Maria Laura! Meraviglioso! Come ti ha messo a tacere il giovanotto, eh? Tra la nuova domestica e il cuoco ti teniamo sotto scacco, vecchia mia. Voglio che sia chiara una cosa, cara. Io sono Malala Torres Oviedo, vedova Santijan, la signora! Vecchia. Hai deciso che vuoi fare? Sì, fammi un favore, porta via tutti e lasciatemi da solo, d'accordo? Vai. Che egoista che sei, Franco, pensi sempre a te. Perché non passiamo una bella giornata nella spa che ci hanno offerto? Perché? Perché dobbiamo andarcene? Delfina, ti posso pagare 10 mesi in un hotel come questo, se sì, vuoi. Ma non lo fai mai, Federico, non mi porti mai in un posto del genere. Sarà perché non ho tempo, sarà perché i ragazzi stanno sempre soli. Per favore, non possiamo andarcene, via. No, non possiamo andarcene perché non sai cos'è la spa di questo hotel. E io muoio dalla voglia di andarci. Vorrei sapere cosa decidete. Non essere noioso, Pedro, non vedi che c'è un problema e parliamo di cose serie? Tu puoi andare, noi abbiamo la macchina di Federico. Io non capisco perché non potete lasciarmi in pace, non capisco. Perché le cose sono andate così, Franco. Vado a chiamare casa. Le cose sono andate così? Perché mi guardi, che vuoi? Che tristezza, no? Tu ti rendi conto di tutto quello che succede? Di cosa parli? Di Florencia. Quella ragazza, insomma, hai visto che non è così buona come sembra. Pare che qualsiasi Fritzenwalden le vada bene. Ah, basta, non sopporto più nessuno, me ne vado. Sì, non mi hai chiamato per niente, Federico. Ero preoccupato. Non... Come state tutti in un hotel? Perché? Va bene, me lo racconti quando torni, d'accordo? Sì, sì, va tutto bene. Sì, sì, è venuta una nuova domestica che sembra sia amica di Malala. Maya? Maya starà bene, suppongo. È in camera sua. Permesso. Credo. Era con Valentina, Federico, sì. Stai tranquillo. Quando torni parliamo, eh? Dai, continua a lavorare, altrimenti non finisco più. Ti abbraccio, eh? Ciao. Perché non gli hai detto che ero qua? È successo qualcosa? Me lo chiedo perché non c'è nessuno in casa. Ti ha detto Federico perché sono partito? Qualcosa mi ha detto, ma per fortuna torna oggi, quindi ce lo racconterà. Quindi adesso sei come il capo famiglia? Sì, ci mancava questo con tutto quello che ho da fare. Beh, ti aiuto, vuoi che ti faccia da segretaria? No, che faccio? No, Maya, no. Da solo faccio più in fretta, lasciami solo, così finisco. Mattias, hai qualcosa? Perché non... No, non ho niente, sto bene. Grazie. Io cerco il mio amore. Ciao. Per dargli... Ciao, bambola, come va? Ciao, c'è Titina. Che fai lì in piedi? Entra, mica ti mordo, vieni. Sono venuta a trovare Titina, c'è? Come va? No, è andata al supermercato. È al supermercato o si nasconde vieni, da me? Vieni, dove stai? Qua, siediti. Come si nasconde da... Come si nasconde da te? Che dici? Lo sai che ti ama come una figlia. Sì, solo che adesso non mi amerà tanto perché sarà arrabbiata con me per la storia dell'incontro. Beh, insomma, questa è un'altra cosa. A dire la verità è arrabbiata con te, sì. Per me, sai cosa penso? Tu dovresti parlare con lei, cara Sofia. Beh, sono venuta per questo, ma credo che sia meglio che me ne vada. No, non è meglio, si è... Approfitta per parlare! Tu non mi hai visto, tu non mi hai capito!
Ah, guarda, permesso. Che ci fa Sofia qua? Bene, io me ne stavo andando e lei deve parlare di una cosetta con te, permesso? Avanti, dille tutto. Vediamo questo, quale prendo, anche in gocche, biscotto... Che sta facendo qui? Che? Stavo pulendo i barattoli, che ho forse la faccia di una che si fa un riposino in piedi come un cavallo. No, lei vada a spazzare il salone, che qui non è ancora tempo di pulire. Non è tempo di pulire. E allora io che faccio? Osservi, guardi, allungo la mano, voglio prendere il barattolo, ops, se ne va il barattolo perché è pieno di grasso. Coperto di grasso, e deve essere stato lei che vuole prendere i barattoli dopo aver fritto con insomma, quelli... Insomma, chiuda quella bocca e faccia quello che le ordino, perché altrimenti qui si comincia male! Quella è l'orango che ha portato la strega per controllarci, è quella lì! Ma dai, no, non credo, non è lo stile di Mala, la sei proprio sicura, senti, Dominique? A noi non ci riguarda, lei non ci ha fatto niente! Ma a me sì, Thomas, vuoi stare dalla mia parte, sì o no? Va bene. Voi, cosa fate lì? Ascoltate le conversazioni degli adulti? Avanti, no, a giocare da un'altra perché... parte, dall'altra parte! Poverini, creature di Dio, li lasci! Beba, piacere, molto lieta di qua, beba, piacere, molto lieta di qua, beba! No! Che carino, che bellino, biondino, americanino! Oh, vieni qui, bimbo bello, dello zio Beba, tesoro, sì! Che faccia affamata, Volete addentare qualcosa? No, non lo toccare! Vogliamo un'altra cosa, vogliamo... Biscottini! No, senti, non vogliamo dei biscottini! Ci serve invece della farina per fare un lavoro per la scuola in carta allora, vita! No, non dia niente a queste tre canaglie, perché l'unica cosa che faranno è sporcare tutta la casa! Quello che sporca, pulisce! E non ci sono favoritismi, in modo che il signor Gaetano... No, Antonio! È lo stesso, può stare tranquillo, vado a prendervi la farina! Beh, io avevo bisogno che tu interrompessi quel cavolo di match. E non che continuassi così a incitarli per farli ammazzare. Inoltre mi hai mentito per togliermi di mezzo, me ne sono accorta, non sono scema, Beh, d'accordo. Va bene, sono stata cattiva. Bene. Ma anche tu sei stata cattiva perché mi hai detto che sono uguale a mia madre e non sono uguale a mia madre. E sai che non potrei mai essere cattiva come mia madre. Va bene, che vuoi? Quando uno è arrabbiato dice qualunque cosa, non pensa a quello che dici. Mettiti al mio posto, Sofia. L'unica cosa che ho è il mio adorato figlio Bat. Se succedesse qualcosa a Bat, io morirei. Io ti capisco, però tu capisci me? Che cosa devo capire? Niente, che insomma... Sai, tutta la vita è stata come se nessuno mi volesse all'improvviso. C'erano due persone che stavano facendo a pugni per me. Sì. Non mi è piaciuto che mi dicessi tonta vanitosa. Va bene. Bene, niente, è che quando la gente ha cominciato ad amarmi, mi sono sentita male e mi sono confusa, capisci? Sì. Capisci? Non piangere, amore mio, io ti voglio bene, sei la mia piccolina. Che tenerezza, Prima litigavate, adesso siete madre e figlia. E allora, qual è il problema? Noi donne, quando dobbiamo risolvere un problema, parliamo. Non come voi uomini che vi prendete a pugni in faccia. Certo, io sono un pazzo senza cervello. Sì. Donne. No, non piangere più, io ti voglio bene, Sofia. Un bene grande come il cielo. Se Franco continua ad insistere, dovrà dirgli tutta la verità. Niente, ti volevo ringraziare perché sei molto gentile con me, ecco, questo. Pippa, va tutto bene, tu non mi hai fatto niente, quindi non posso essere cattivo con una persona che non mi ha fatto niente, capisci? Il problema ce l'hai con Bat e con Pippo, che pensano che vuoi rubargli Sofia, però... Due cretini. Lasciali perdere. Comunque, se un giorno hai voglia, possiamo prendere la chitarra, suonare qualcosa, benissimo, cantare. Dai, benissimo, cantiamo, a me piace cantare, per questo sono entrato nella band. A fare i cori? Sì, il fatto è che in realtà noi stavamo cercando una voce femminile come leader. E è apparsa Flor, lo sai, Flor è divina. Sì, quindi certo. È rimasta lei come leader e noi altri facciamo il coro. Ma va bene, se vuoi. Sì, io non lavoro con un gruppo. Penso di provare come solista a fare quello che faccio. Ovvio, fratello, pezzi. Tutti i cantanti vogliono fare i solisti un giorno. Anch'io spero di diventarlo, però ci vuole tempo. Quando tu hai voglia puoi cominciare e cominciare a provare con questo. Devi provare, lavorare, faticare, avere grinta o non succede niente.
Ma per me è così. Ci vediamo. Ciao, Pippa. Va tutto male, tutto male, tutto male, capisci? Prima si odiavano e adesso Titina, mia madre e Sofia si amano. Sono madre e figlia, stanno complottando contro di me. Ma chi le capisce, le donne? Chi? E anche tu mi fai rimanere come un cretino perché non mi stai ascoltando. Che ti succede? Bata, voglio fare una riunione con i ragazzi della band. Beh, non si può fare una riunione perché Franco se n'è andato, Flor se n'è andata, sì, Clara può, è malata. Sì che si può, capito? Sì che si può. La gente che viene, viene. Chi non viene sarà informato. Senti, risolviamo noi. Che succede? La televisione? Una multa? Qual è no, il problema? No, con la band come adesso io non continuo. Come? Bene, allora ho preso Greta e Antonio e gli ho detto di tutto. Gli ho detto, fino a quando volete fare finta di niente? Perché i due si piacciono e non se lo dicono solo per vigliaccheria. Hai fatto bene. Hai fatto bene perché sono due stupidi che hanno paura di dirci quello che sentono. Beh, non sono gli unici, sai, perché ce ne sono altri. Quali altri? Altri cosa? Tu, caro, Roberta ti ha sentito perfettamente quando hai detto ad Antonio che eri morto di gelosia per noi due. Infatti è vero. Chi io? Devi stapparti le orecchie, carina, perché guarda che hai sentito male. Ah, ho capito? Sentito male. Tu sei un cretino, l'ho detto chiaramente. No, io non ho detto niente. Ti l'hai detto. Non ho detto niente. Bene. Che stai facendo? Smettila. Io non ho detto niente, ma cos'è capito? Questo? Volete finirla, pesti buboniche? Che fate con la farina? Smettetela subito di lanciare la farina sui muri, chiaro? Piccolo mio. Oh, piccolo mio. Hai bisogno della mamma, tesoro. Che ti hanno fatto quelle cose? Loro che mi hanno tirato la farina. Io non gli ho fatto niente, Beba. Ah. Non vi vergognate, oh, mocciose così grandi, di fare queste porcherie. Come si può fare questo a una povera creatura? Non ti preoccupare. Vieni qua. Ah, vieni cosa qua, dici? Beba, ora ti preparo un bel baglietto. Caldo, caldino, calduccio. E poi la zia Beba starà sempre con te per difenderti da queste due cattivone. Voi due dovete ripulire immediatamente questo lanciume che avete fatto. Subito. Con la lingua, se subito è necessario. Andiamo. Con la lingua. Sì, andiamo. Pulite, pulite, che questa è la mia stanza. Pulite. Datevi da adesso fare. Avanti, il pavimento è molto sporco. Sì, sì. Pulite, su. Queste schede nuove. Signorina, mi potrebbe aprire la porta che la mia scheda non funziona? Sì, ma certo, un attimo. Mi scusi per il disturbo. No, si figuri. Vediamo se apre. Ecco, a lei. Ah, bene. Prego. Molte grazie. Sono stufo, mi mandano avanti e indietro. E per di più Delfina mi tratta come un burattino. Non ci posso credere, non ci posso credere. Ho perso una giornata qui. Un po' di pace. Ah, è qui. Che succede? Prepara le tue cose che ce ne andiamo. Mi prendete in giro? Poco fa non si partiva e adesso avete cambiato idea. Non lo dire a me. Io volevo stare da solo qui, tranquillo. E hai visto che è successo? Cos'è questo? Non lo so, non ho idea di che cosa sia. Non hai idea? Questa è roba da donna. Ah, sei furbo, Pedro, ma guarda tu. No, ti ho detto che non so che cosa sia. Ah, non lo sai, no. No, parlo della povera Delfina che vuole essere felice con Federico. La povera Delfina, ma credi che sia una santa? Chi c'è nel bagno? Non lo so, non ne ho idea. Tu credi che sia scemo? Chi c'è in bagno? C'è Delfina? È Delfina? Cosa? Continuiamo a discutere o verifichiamo la faccenda? Senti, se sei venuto a provocare, parla più chiaramente, ok? Perfetto, lo scopriamo adesso. Delfina, esci subito dalla doccia. Che ci fai qui? Eh? Flor! Franco, con che diritto entri nella mia stanza? E tu che cosa ci fai qui? Questa non è la tua stanza. Hanno già cacciato tutti? No, è la mia stanza, Flor. Stai scherzando, Pedro, non fare lo sciocco, per favore, e uscite subito. Franco, non starei pensando che Pedro e io... Evidentemente sei molto peggio di quanto pensassi. Franco! Pedro, perché hai creato questo pasticcio? Io non ho fatto niente. Qui c'è la mia roba, è la mia stanza. Hai sbagliato piano e stanza. No, ho sbagliato vita. Sono una cretina. Mattias, non ti voglio disturbare, scusa.
Non mi serve niente, Maya, devo... Io sì, invece ho bisogno. Ho bisogno di tirar fuori tutto quello che ho dentro. Ti giuro, non ce la faccio più. Mi manchi. Mattias, mi manchi, per favore. Ferma, Maya, che fai? Ma non mi rifiutare così, perché... Mattias, non ce la faccio più. Per favore, ho bisogno di stare con te. Lo capisci? Non voglio che ti allontani da me. Non posso più stare lontana da te. Non sai quanto soffro per quello che sta succedendo. Per favore. Non complichiamo le cose. Abbiamo già parlato di questo, Maya. Lo abbiamo risolto e non voglio che... Ma non mi servono le parole. Mattias, non capisci che sto male? Non posso, te ne vai da me. Ti sei allontanato da me, ti giuro. Ho voglia di strapparmi il cuore e gettarlo dalla finestra. Mi manchi tanto. Perché non ti dai tempo, Maya? Perché non ti dai tempo? Vedrai che con il tempo ti dimenticherai di me. Ma per cosa? E tu non soffri affatto per quello che sta succedendo tra di noi. Non mi manchi, ti giuro che... Mattias, ti giuro che mi manchi, voglio stare con te. Ti amo con tutta la mia anima, ti giuro. Bene. Mi sembra che il lupo cattivo si sia riavvicinato a Cappuccetto Rosso. Non mi piace interrompere, vi lascio soli. Ecco, ci mancava solo questo. Ma dirò qualcosa. Che il piano è stonato, come tutti in questa casa. Sono tutti pazzi dalle gare. Leggono in giapponese, non so che leggono. È scordato, non posso farci niente se in questa casa sono pessimi. Sono pessimi, posso assicurarvelo, credete? Come vanno le cose? Sono esaurita. Esaurita? Esausta di sudare. Per la sporcizia che devo pulire, non ne posso più. È un porcile questo, guardi cosa ho trovato. Ce l'ho qui. Ma ci ho appiccicato su queste cose. Se ritenga, signora, per favore. Signorina, per favore. Non ho visto i suoi documenti e comunque non si esprima così, per favore. A proposito dei ragazzi, ha visto dove sono adesso? Sì, dove sono? Il piccolo dolce Thomas, adorato cucciolino, il tesorino bello della zia Beba. Ci fa il bagno, anima mia. E quelle ragazzine isteriche, presuntuose e cattive mi stanno pulendo la porcheria che hanno fatto. L'avevo detto che facevano guai con quella farina. Ebbene, io l'avevo detto che chi sporcava pure. E poi con me impareranno l'educazione quelle mocciosette orfanelle maleducate. Shh, né orfanelle né mocciosette, perché qui non si dice. Perché gli unici privilegiati sono i bambini. Ora basta, mi si sta facendo tardi e devo cucinare, per favore. In quanto a questo ho una ricetta di bambini ripieni spettacolari. Ma che bambini ripieni, per favore, stia un po' zitta. Li friti con l'aglio pallante. Hai sentito quel mostro? Gli sta dando una ricetta per cucinarci. Vuole mangiare vive. Oh, mammina. Oh, guarda che bello, hai vinto un torrone o un panino. Con questo gratta e vinci sai che puoi partecipare a 70.000 pesos di premi, che te ne pare, bene? Prendi, mettici i dati e qui hai l'urna per mettere il gratta e vinci. Ecco, buona fortuna. Grazie. Io non capisco, Faccia. Siamo insieme in questa cosa. Insomma, non ti capisco, non ti capisco. Allora te lo spiego. Io ho altre aspettative, amico. Che male c'è a cambiare, scusa? Sì, a me succede la stessa cosa, ma non per questo decido di mollare. No, non puoi cantare, tubata, scusa. Non puoi cantare neanche sotto la doccia. Invece, Faccia come un ugola d'oro, capisci? Ah. Può cantare, può farlo. Lui è giusto per fare solista. Comunque non capisco. Non capisco perché siamo amici. Questo è un progetto di amici per stare bene tra amici, eh? Non capisco, non capisco. Invece è chiarissimo, Nicolas. L'importante per me è cantare. E se siete amici miei, voi dovreste riuscire a capirmi. È chiaro o no? Va bene, ti capiamo. Però scusa, per un tuo capriccio mandiamo all'aria tutta la band, eh? Solo perché quel vagabondo con la chitarra ti ha messo questa idea in testa. No, aspetta, lui non ha mai detto... Oh, Faccia, scusa, ma tu vuoi restare da solo? Solo solo? Scusa, Faccia... Possiamo parlare da soli? Sì, 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 certo. Che succede? Sai, ho preso una decisione molto importante e voglio che tu sia il primo a saperlo. La lasci lì? Ecco, grazie. Che pretende? Vuole che la paghi per una borsetta? Per favore, dove sono finite le buone maniere? Se ne vada, lei è un villano maleducato. Se ne vada. Dov'è Federico? 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 Federico, amore mio? Signora, per favore, non gridi. Che vuole che faccia? Che rimanga qui immobile come un semaforo? No, perché non va a guardare la TV? È un modo piacevole per passare il tempo, non le pare? Sì, hai ragione.
Ce ne possiamo andare? No, manca ancora Florencia. Beh, se manca solo la bambinaia che torna in autobus, non l'aspettiamo tutto il giorno? Delfina, per favore. L'auto è pronta, a chi porto? Non so, tu sei venuto con la tua macchina e io torno con te. Vieni con noi, Franco. No, io sono venuto con Pedro e vado con Pedro. E Florencia? Volevo parlare proprio con lei. Che succede adesso? Perché non posso prendermi un paio di asciugamani come souvenir? Si usa fare così, no? Beh, sì, è un'abitudine. Dal nostro punto di vista è una pessima abitudine. Scusa, cara, mi sono sbagliata. In realtà pensavo che fosse tutto diverso qui. Allora ce ne andiamo io vicino al finestrino. Per favore, cara, l'abbiamo deciso un secondo fa mentre ti esibivi nei panni della ladra che ruba gli asciugamani all'albergo. Che cafona che sei, ti giuro che mi vergogno. Sì, sei una cafona di prima classe. Ah, guardate un po' chi c'è. Ma da quando ho scoperto... Cos'è questa schifezza? Spegnete il televisore! La milanese mi viene... Volgare la madre, volgare la figlia. Ultimamente intorno ai Fritzenwalden si sta creando un giro davvero spaventoso. No, ma che porcheria, spegni il televisore! Spegni il televisore! No, spegni il televisore! Lascia, la dai, e direi di fare! Spegnilo! Andiamo, dobbiamo altri 10 minuti! Silenzio! La mia borsa! Accompagnateli fuori! Oh, e mi lasci! Oh, questa è la stanza della mia sorellina. Mi gioco qualsiasi cosa? Che questa stupida nasconde ancora le cose più importanti per lei dietro lo specchio? È una stupida. Che cretina. Vediamo. Vediamo. Margarita Valente. Un figlio di Saint-Jean. Che ci fai tu qui? Stai rovistando nei miei cassetti? Ah, queste scarpe portafortuna di Floricienta. Io dovrei usare per tutta mia vita per avere fortuna, non essere giuste per me. Forse altri amuleti li avere, io vedere se posso usare come... per mettere qui come bella coccarda? Nein, nein. Nein, Greta, nein, non potere fare questo. Di sicuro farebbe me girare per tutta casa come Valchiria impazzita. Ah, Greta, possiamo parlare come persone adulte? Bitte, per favore. Ja, parliamo come persone adultere. Bene. Dimmi che cosa stavi rubando in camera mia! Niente, mia cara. Che cosa pensi che siamo tutte ladre come te? Rispondi, che cosa volevi prendere? Sentiamo. Che colpo, eh? Perché se si scoprono i tuoi imbrogli sarebbe una perdita di non poco conto. Che paura abbiamo, mammina, eh? Senti. Hai paura che si sappia chi è in realtà questa Margarita? Chiudi la bocca! Adesso sì. Adesso sì che hai firmato la tua sentenza di morte, cicciona! Che vuoi dire? Vecchia! Che voglio dire? Questo voglio dire. Che? Okay. Adesso ti strangolo! Ti voglio ammazzare! Che sta succedendo qui? Le sobra el miedo de perder algo, le sobra el kilo, le sobra panza. Les falta el tiempo de...